tanto voi. Cosa prima... stai facendo, Eric? Che fai con quelle colle? Con me mi hai chiamato, scusa? Eric, no? Come dovrei chiamarti? Eric, le rompi! Come ti permette a chiamarmi in quel modo? Io sono Rod! Ma vuoi forse dire che non sono abbastanza famoso? Magari questo Eric è più famoso? Io non lo conosco, non è nessuno. Rod è famoso, che è un gelataio. Ok, ci risiamo. Per favore, non disturbarmi. Sto facendo un nuovo gelato che farà impazzire tutti i bambini. Li farà proprio congelare dalla gioia. Congelare? Vabbè, Eric, ma io... Rod, scusami, io non voglio disturbarti. Come mi hai chiamato? Rod! Ho detto Rod. Meno male. Volevo soltanto dirti che queste qui magari tu non le conosci, ma sono ingredienti per fare lo slime. Sono colle glitterate, molto colorate, carine, bellissime per l'estate. Oh beh, lo so che cosa sono ed è per questo che devo assolutamente congelarmi. Cosa? Che stai facendo? Dove li stai mettendo? Tu, quando vuoi fare il gelato, dopo che impasti, dove lo metti? Partiamo dal presupposto che io non faccio il gelato, io lo mangio il gelato. E poi dove lo metti? Oh beh, si vede che lo mangi, eppure tanto mi sa. Che intendi? Niente, fammi fare il gelato e fammi lavorare. Ma cosa stai facendo? Stai mettendo le colle dentro il congelatore? Perché gli ingredienti? Ma sono colle e non vanno messe in freezer. Io faccio questo mestiere da 2 giorni e tu vieni a dire a me come si fa? Sì, esatto, 2 giorni, già. No, Eric, davvero, no, però nel congelatore no. Allora io mi ero ripromessa di lasciarti stare e non disturbarti e farti fare un po' quello che ti pare. Però le nostre colle nel congelatore no, perché potrebbero diventare brutte. E poi magari lo slime non viene più, cioè non lo so, io non ho mai provato a congelare le colle, però potrebbe succedere. Ti prego, escile da lì. Spiegami, perché devono stare nel congelatore? Perché li ho rapite. Cosa? Hai rapito le colle? Oh sì, non usciranno mai più. Ma le colle non si rapiscono, al massimo si rubano. Ma perché dovresti rapirle o rubarle? Oh basta, no. Aspetta, fammi riprendere. Ferma, ferma. Fammi riprendere. Esci da qua dentro. Esci da qua dentro oppure congelerò anche te. Ma non puoi congelare tutto quello che ti capita sotto mano. E poi con questo freddo, c'è proprio freddo oggi. Aspetta un attimo. Hai acceso tu il condizionatore? È acceso, eppure non c'è caldo. Aspetta un momento. Cosa? È a 16 gradi! C'era un caldo insopportabile. Così almeno congeleremo più in fretta. Cosa? No. Spegniamo subito, ma sei totalmente impazzito. Come si spegne questo affare? Spegniti! Urr, che freddo. Bene ragazzi, questa giornata non comincia affatto bene per me. Buongiorno ragazzi! Io sono Rod! Eric, in realtà è Eric quando non diventa qualcos'altro. E io sono Dominique! E che siamo, Rodillo? Che siamo, devi dirlo! Ed insieme! Ed insieme, sì! Ed insieme, sì! D'insieme, 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 d'insieme. Niente, non stavo assolutamente cercando di prendere le mie colle, no. Ciao ragazzi, io sono Rod e sono il gelataio più pazzo del mondo. Insomma, quello del gioco. Vi ricordate di me? Abbiamo giocato insieme già tante volte, sul cellulare, nella vita reale. Ma oggi è una giornata importante, perché oggi gelato, cioè, perché oggi ci divertiremo tantissimo. Cosa vuoi fare oggi? Spiegati meglio. Vuoi fare del gelato slime? Il gelato è tanto buono. Stavo parlando con te! Vuoi un cono? Non hai nessun cono in mano. Cosa stavi dicendo? Oh, sì, che sbadato. Beh, ghiacciolina, so che ci tieni tantissimo alle tue colle. Ed è per questo che le ho rapite. Wow, grazie. Ridammele. Oh, no. Potrei anche ridartele. Ma tutto questo dipenderà da te. Solo e soltanto tu deciderai se riaverle oppure no. Intanto sei inquietante. Allontanati. E poi che devo fare? In questa casa. Eric! Gelato! No, è la palettina per fare lo slime, non del gelato. Vabbè, insomma, continua. Ho nascosto degli ingredienti che servono, oltre che a fare il gelato, anche per fare una cosa strana, che si chiama slime. Non è fredda ed è molliccia. Un po' fredda è se la fai in inverno. Davvero? Sì, ma non si congela.
Quindi, oltre a quelli, hai preso altri ingredienti? Stanno bene, vero? Ho una mappa per te. Ti servirà! Eccola qui. Prendila e buona fortuna. Una mappa? Ah, anzi, no! Come no? Prima, tutti quanti voi che ci state guardando, lasciate un bellissimo like a questo video se vi piacciono i gelati! E se vi piaccio anche io! E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun gelato! Nessun video, Rod! Nessun video! Ecco, per non perdere nessun video. Posso avere la mia mappa, quindi? Ah, sì! Ecco, tieni. Grazie. Se riuscirai a trovare tutti gli ingredienti e farai lo slime prima che le colle dentro il freezer congelino, avrai vinto. Ma fa molta attenzione, perché mia cara polaretta, Rod è in agguato, può essere ovunque. E se mi farai arrabbiare, ti congelerò insieme agli ingredienti. Ok, tutto chiaro, recepito. Comunque io non mi chiamo polaretta, giusto per precisare. E comunque ce la farò, perché sì, sono bravissima. Non mi chiamo nemmeno Granita. Mia presa! Questa qui serve per fare lo slime, no? No! Sì, sì, slime. Beh, sì, dicevo, ce la farò. Sono la campionessa in questi giochi ormai. E poi stavolta c'è anche una mappa. Interessante. Guardiamola subito. Gelato è tanto buono. Io lo preparerò per te. Ok, apriamo questa mappa. Vediamo un po'. Potresti smettere di cantare questa canzoncina disturbante? Cosa? No, vabbè, niente, tranquillo. Vuoi essere congelata? No. Parlavo... Vuoi essere granitatizzata? Però parlavo tra me e me. Completamente pazzo. Pazzo da legare. Vediamo cosa dice. C'è disegnata una cucina, un camino, degli alberi, un letto, una camera e il mare. Cosa significa tutto questo? Che razza di mappa è? Ho capito! Forse vuol dire che gli ingredienti sono nascosti vicino a questi luoghi. In cucina, ad esempio. Guardate qui. Forse significa che posso trovare degli ingredienti in cucina. È lì che dobbiamo subito cercare. Andiamo! No. Perché c'è Rod in cucina. Guardatelo. E se mi prende, mi congelerà. Rischio di finire congelata come il bambino del gioco o come le mie povere colle. Quindi cerchiamo un'altra strada, sì. Possibilmente lontana da lui. Qua parla anche di alberi. Beh, gli alberi sono sicuramente fuori. Lui sembra indaffarato in cucina, quindi noi andiamo. Usciamo. Andiamo a cercare alberi. Ok, ragazzi, siamo fuori. Alberi. C'è un piccolo particolare, ci sono tanti, davvero tanti alberi. È davvero un indizio molto vago. Ok, iniziamo a cercare. Forse è qui, qui in mezzo, vediamo. Eppure dovrebbero vedersi comunque, gli ingredienti per lo slime sono molto molto colorati. Vediamo, controlliamo per bene. In mezzo mi sembra di non vedere nulla. Lì sopra, sull'albero. Non mi dire che si è arrampicato su qualche albero. Non vedo nulla. Ah, ma come faccio a controllare albero per albero? È davvero difficilissimo. Vediamo da qui. Forse qui. Vediamo. Come cercare un ago in un pagliaio, davvero, come faccio? Certo che una mappa dovrebbe essere un po' più chiara o un po' più precisa, no? Vediamo qui in mezzo, magari, dietro questi cespugli. Sono pur sempre alberi, penso, no? Dove può essere? Gelatina! Ciao! Oh mio Dio! No, cosa impiego? Cosa mi hai tirato? Uno di quei cosi che servono per congelare! Da dove stai andando? No. Ai, mi sto spinando. Gelatina. No, gelatina a casa. Gelatina. No. Mi infilo qui dentro. No. Che c'è? Il gelato è tanto. Ma è pazzo. Tanto. È completamente impazzito. Se ne sta andando. Se ne va. Per un pelo. Ma l'avete visto cosa mi ha tirato? Ma è pazzo, dobbiamo stare più attenti. Pensavo che se ne stesse tranquillo in cucina, invece no, è venuto a disturbarmi. Ha capito che io stavo per trovare una colla. Beh, forse non la stavo trovando. Ed è venuto. E adesso dove? Ragazzi, guardate lì.
Oh sì, ve lo dicevo io che era molto colorata. Guardate cosa c'è qui in mezzo. Questa non mi sembra che faccia parte della pianta. Questa qui è per forza una colla glitterata rosa. Bellissima, la mia preferita. Trovata, siamo a uno. Polaretta, dove sei? Cerchiamo di non farci vedere più. Cerchiamo di evitarlo a tutti i costi. Quello lì è completamente pazzo. Però ho dimenticato la mappa sul tavolo. Sì, ok, sono stata un po' stupida. Dobbiamo tornare a riprenderla e capire quali sono gli altri posti in cui cercare. Stiamo attenti, vediamo se non c'è Rod. Forse è qui dentro? Voi lo vedete? Cucina? Non mi sembra. Qui c'è la mappa. Speriamoci. Ok, bene. Controlliamo la mappa. Anche se mi sembra che lui non sia in casa. Sarà ancora fuori a cercarmi. I posti dentro casa sono la cucina, il camino e la camera da letto. Iniziamo subito. Nel camino deve esserci qualcosa. Allora, forse dentro le calze. Non mi sembra. È vuota? Sì, è vuota. Qui sopra? Non mi sembra. Lì dietro nemmeno. Forse qui sotto. Controlliamo. No, qui dentro no, c'è buissimo. Altre calze? No, sono vuote. Eppure c'è scritto camino. Deve per forza esserci qualcosa qui nel camino. Però l'ha nascosta bene a quanto pare. Dove può essere? Qui dentro? No, troppo piccolo. Qui? Qui sotto? Qui? Ragazzi, guardate qui! Guardate un po', wow! Effettivamente era un bel nascondiglio. Però non è stato sufficiente per fregarmi. Le ho trovate, sono delle palline carinissime che potremmo aggiungere al nostro slime. E ora che ci penso, ricordano molto il gelato. Non so perché, forse mi sto facendo influenzare. Oh, vabbè, continuiamo a cercare, sbrighiamoci. Approfittiamone mentre lui è fuori. Ok, guardiamo subito la mappa. Ghiacciolina! Oh mio Dio! Che fai? Ma io... niente! Oh cavolo! Ok, scordiamoci! Cavolo! Ma è stupido? Oh, nascondiamoci! Dove sei? Ehi! Sei scomparsa? Ghiacciolina! Cercava di aprire la porta, quella chiusa, quando c'era l'altra aperta. Non mi ha visto. Fortuna che non mi ha visto. Guardatelo, poverino. Mi sta cercando. Ah, vabbè, mi rimetto al lavoro. Mi stavo quasi dimenticando del mio adorato gelato. E come faranno i bambini senza il mio gelato? Ah, rimettiamoci al lavoro. Il gelato è tanto strano. Si è rimesso in cucina a fare il gelato. Non sa che sono qui. Sembra non pensarci più. Bene. Io mi ricordo però che nella mappa c'è scritto camera da letto, anche se l'ho lasciata lì sul tavolo. Però è lì che dobbiamo andare, secondo me. Cerchiamo di raggiungere piano piano la camera da letto senza farci vedere né sentire. Possiamo farcela. È concentrato col suo gelato. Gattoniamo. C'è il muretto, non mi vedrà. Sbrighiamoci. Deve esserci per forza qualcosa in camera da letto. Finora c'è sempre stata qualcosa nei posti della mappa. Facciamo in fretta prima che al gelataio venga la strana idea di controllare qui in camera da letto. Dove può averli messi? Il cestino? No, solo immondizia. Qui non vedo nulla, sotto la sedia. Sotto il letto forse? No. Dove può essere? Sotto i cuscini? No, dove sono? Dove sono? Dietro il quadro? Non mi pare. Aspettate un momento. Guardate lì! C'è qualcosa di strano in questo lumetto. Oh, per cavolo! Ho fatto rumore! C'è qualcosa, ma come si apre? Ecco! Ecco ragazzi, guardate qui! L'ho trovati! Sono perline! Sono bellissime perline azzurre! È fatta una... Ghiacciolina, dov'eri nascosta? Oddio! Oh cavolo, sta piovendo!
Oddio. Ok, sembra che non mi stia seguendo. È rimasto lì sopra. Mamma mia, che spavento che mi son presa. E che corsa. Però mi sembra perfetto, perché ormai la mappa l'ho imparata a memoria. E penso ricordate anche voi che c'era scritto mare come altro luogo. E guardate dove siamo. Davanti il cancello che porta verso il mare. Perfetto, scendiamo. Mare, anche questo è un po' vago. Potrebbe essere praticamente ovunque. Beh, spero che almeno non sia in acqua però, eh. Sarebbe un po' fredda. Avviciniamoci. Oh cavolo, mi sta chiamando. Cioè, insomma, mi sta chiamando Ghiacciolina. Non è proprio il mio nome, ma sta chiamando me. Cerchiamo di non farci vedere. Cavolo, è lì, guardatelo ragazzi. È lì, mi sta cercando, nascondiamoci. Non mi vede da qui, ci sono le piante. Per fortuna, ma come faccio? Sembra rientrato. Dobbiamo arrivare più in fondo, più vicino al mare. Andiamo. Continua a chiamarmi. Dove può essere, ragazzi? Siamo al mare, siamo vicinissimi. Dove devo andare più di così? Dove può essere? Cavolo, se mi vede da lì, nascondiamoci dietro gli alberi. Le colle stanno congelando. Oh mio Dio, è vero, sono lì da un bel po'. Sto perdendo più tempo del previsto. Ma vorrei uscire a cercare. Ma lui mi guarda dal balcone, come faccio? Oh mio Dio, ragazzi. Ragazzi, guardate lì. Oh mio Dio, ragazzi. Ragazzi, lo vedete? Oh, cavolo, ma già arrivo. Ma come gli è saltato in mente di metterlo lì su uno scoglio? Aiuto, ragazzi, ma non ci arrivo, ma come ce l'ha messo lì? Cavolo, aiuto. Ci sono quasi. Ci sono. Sta cadendo. Non ci vedo. Oh, cavolo. Aiuto. Ma sei pazzo? Di nuovo, me l'hai tirato di nuovo. Ma tu sei completamente impazzito. No, sbrighiamoci, saliamo, sbrighiamoci. Ah! Aiuto, dove prendo? Dove vado? Di qua, sbrighiamoci, saliamo. Dove? No, di qua. No. Sbrighiamoci. Guarda che lo so. Cavolo, ritiriamo, sbrighiamoci. Andiamo in casa, andiamo. Aiuto, che ansia. Ho chiuso, ragazzi. Ho chiuso. Apri. Mai, non apro. Fregato. E ho anche trovato una colla. Ciao, divertiti lì fuori. Io cerco gli altri ingredienti. Ghiacciolina, non puoi godermi. Sì, va bene. Va bene. Noi apriamo la nostra mappa e controlliamo. Bene, abbiamo preso tutto tranne che la cucina. Vado in cucina! Ciao! Cucina! In cucina! Qui in cucina deve esserci per forza qualcosa, cerchiamo di capire. Guardatelo, è davvero buffo chiuso lì fuori! Bene! Gli piace tanto il ghiaccio! Mi sa che congelerà un po'. Però per sicurezza è meglio non perdere troppo tempo e sbrigarci. Allora, in forno? No, non c'è. Forse in frigo? No, non c'è. Qui? No, qui nemmeno. Dove può essere? Nel microonde? No, non c'è. Ragazzi, eccolo ragazzi. L'ho trovata. Guardate, mi sembra che stia scacciando le mosche. Ragazzi, era la colla in cucina. E questo significa che ho fatto tutti i posti e quindi ho trovato tutti gli ingredienti. Bene, andiamoglielo a dire. Ti comunico che li ho presi tutti. Va bene, in questo caso posso anche farti entrare. Mi darai le mie colle, vero? Aprimi. Ok. Ma come ti è saltato in mente? Non è regolare fare una cosa del genere. Come no? Ma così non è possibile, come faccio? Ma non potevo prenderti in quel modo. Hai imparato, Domenica, hai imparato. Ho solo giocato d'astuzia. Adesso dammi le mie colle. Ma ti piacerebbe, mia cara ghiacciolina? Ma i patti non erano questi. Come devi no? Prima fare lo slime, sì. Lo slime? Quasi dimenticavo. Ok, nessun problema, resta qui. Eccomi qua, questo è il lavoro più facile. Facciamo lo slime. Mettiamo subito la mia colla preferita, quella glitterata e rosa, guardate che bella. Ma ormai lo sapete, quante volte ve l'ho detto che è la mia preferita. Anesce. Aggiungiamo quella verde, che devo dire che col rosa non sta per niente male. Guardate che carina. E infine, quella azzurra. Sono tre colori bellissimi. Li ho scelti perché mi ricordano il gelato. Pistacchio, puffo e fragola.
Effettivamente è vero. Aggiungiamo anche le perline azzurre. Guardate che belle. Queste qui non lo so perché le ho scelte. Sembrano confettini, te lo dico io. Guardate che belle. E infine aggiungiamo anche le palline. Queste qui mi ricordano le caramelle. Andiamo. Oh, guardate che belle. Adesso mettiamo l'addensante, un bel po'. E adesso mescoliamo tutto quanto. Guardate un po' che bello! Ma sono dei colori fantastici! È vero, ricorda molto il gelato, oppure le caramelle, non so cosa di più. Oh, ne sta uscendo fuori alla fine di tutto quel colore un verde. Beh, continuiamo a mescolare per farlo addensare. Continuiamo a mescolare un po' con le mani. Oh, ma in realtà già ci siamo, direi che è pronto, guardate che bello! È venuto un colore stranissimo, è un verdino, però un po' un verdino azzurrino. E poi con tutte queste perline, guardate che bello! Che ve ne pare? Vi piace? Secondo me è uno dei più belli. Guardate! Che ne dici, gelataio? Dico che è mio! No, non vorrei mica congelarlo, anzi, le mie colle! No, le mie povere colle, ma sono mezze congelate, guardate qui! Non so se è in telecamera rende, ma è congelata, cioè, guardate. Eric! Ops, ci hai impiegato troppo. Beh, Dominique, la prossima volta cerca di essere più veloce. E tu non cercare di farmi finire all'ospedale tirandomi ghiaccio in testa. Non te lo posso promettere. Voi nel frattempo lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video e se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Alicina Reale, Maria Catone, Sofia Petrassi, Eleonora e Sonia Lettiero. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao, belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.